Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Dark Souls 3. Ci riprendiamo da questo falò, ci ritroviamo da questo falò. Ho fatto un misto delle frasi, bellissimo. Perché ci riprendiamo da qui? Perché guardate un po' laggiù in fondo. Chi c'è su quelle mura? Una viverna in teoria, perché in questo universo i draghi non ci sono più, quindi in teoria dovrebbe essere una viverna. È un po' piccolina. Io non capisco bene se è morta oppure no, perché il corpo sembra non muoversi, cioè sembra non respirare almeno. Però non ne sono del tutto convinto, perché mi ricorda tanto quella del primo Dark Souls, quella sul ponte del primo Dark Souls. Non so se ve lo ricordate, nel borgo dei non morti, tanto per capirsi. E è messa più o meno strategicamente in quel modo, quindi prima di morire, vediamo un po'. Allora, io torno laggiù dove prima, dove l'altra volta, cioè laggiù in fondo a quel torrione dove c'era quello che mi si era praticamente trasformato all'improvviso. Noi ci rivediamo là, non vi preoccupate. Oddio, forse preoccupatevi perché forse muoio prima. Però comunque a tra poco. Una cosa che non avevo fatto l'altra volta, mi sono ricordato ora, è che non avevo letto le descrizioni degli oggetti che mi aveva dato quello morto, cioè questi, la veste da maestro e i guanti da maestro, me l'ho dimenticato di leggerli. Una tunica terribilmente rovinata, agli uomini piace inventare storie favolose per giustificare lo stato pietoso dei propri vestiti. Il mio sesto senso mi ha avvertito del pericolo e, mentre danzavo in un turbine di lame uscendone senza un graffio, purtroppo mi sono strappato un po' le vesti. E vabbè, e questo è uguale, guanti terribilmente rovinati, perfetto, ok. Chi c'è qui che mi sta... Non arrabbiatevi più di tanto. Comunque, se vedete differenza nella quantità di anime che ho, è perché ho fatto un giro. Sono tornato un attimo indietro nella prima zona e per vedere un po' se mi ero dimenticato alcune cosette. Cioè, guardate che schifo che lasciano quando muoiono. Io... Non è... È roba... Sarà cenere, perché non riesco a capire cosa sia, sinceramente. Perché sangue non mi sembra, francamente, una cosa del genere. A meno che non sia proprio marcio. Se no, non credo. Qui, tra l'altro, no, ok. A dopo. Fanno un po' troppo casino questi. E io li tolgo di qui, va bene? Ah, hanno un macello tremendo. Mamma mia, danno anche un po' di anime. Ok, perfetto. Poi, tra l'altro, ho visto che hanno la brutta tendenza a trasformarsi. Quindi meglio toglierli di lì. Qui non c'eravamo stati l'altra volta. Magari c'è qualcosa? Magari anche no. Anche no, perfetto. Ok, quel pezzo intanto è volato come a velocità ipersonica. Bellissimo. Allora, siamo arrivati qui. Ora, quello che si trasformava era quello a destra, se non ricordo male. Quindi io direi di andare subito e direttamente da lui, che dovrebbe essere lui quello che si trasforma in qualcosa. Che schifo. Mamma mia, che schifo. E tra l'altro mi fa un male belva. Ok, fiaschetta, grazie, thank you. Perfetto, mamma mia, non riesco neanche a muovermi, non riesco... No! Cioè, due colpi, finita qui. Ma se lo uccido prima, perché ce l'ho quasi fatta, ma se lo uccidessi prima lo potrei prendere quella cosa oppure no? Cioè, la potrei distruggere quella cosa prima che mi attacchi oppure no? Bella domanda, tra l'altro ora le mie anime sono là. Ah... Fase numero 1, riprendere anime. Che non ci sono! Fase numero 2, stare il più lontano possibile da là, che non ci sta attaccando. Ok, allora. Venga qua, scusi. Vabbè, vado io. Ah, sapevo che andava a finire male io. Lo sapevo che andava a finire male. Ma... Tipo, ma se io... Salgo... Non ci salgo! No! Maledizione! Sono morto! Ma è pazzia quella! Mamma mia! Altro che Sparta! Comunque! Mamma mia! Almeno le anime l'ho riprese! Quanto durerò? 30 nanosecondi? Perché non mi curo così quando ho la possibilità? Accidenti a me! Allora! Io però quello lì da solo non lo vorrei lasciare. Cioè, voglio dire... È che... Mamma! Mamma mia. Ma che cavolo è? Dai, ma è impossibile. Cioè, non si ferma un attimo. Ma quanti attacchi ha? No, ok, c'è qualche problema molto più che tecnico, perché e qui è un casino proprio.
Ok, mi ha preso, credo mi abbia preso. Sì, mi aveva preso e mi ha fatto anche abbastanza male. Ribeviamo l'ultima Estus. Mamma mia, che macello. Via, no, via di qui, Ale, via di qui. Riprova, riprova. E ora attacca. Occhio, perfetto, risalta. Grande così. Ok, no, è fattibile. Volendo è fattibile. È un po' un macello perché va calcolato un po' i tempi, ma... Tipo... Mamma mia! Ma cosa sono sti mini boss? Perché sono mini boss a tutti gli effetti? Qualcosa di allucinante! Mamma mia! Attenzione, ha droppato sto qui, elmo d'acciaio da soldato. Vediamo un attimo cos'è l'elmo d'acciaio da soldato. Oh, ok, io per ora ho l'elmo da araldo. Tra l'altro mi sembra un po' migliore del nostro. Elmo tipico dei soldati di Lothric. Anche se fatto di ferro sta ormai cadendo a pezzi. Contro frecce e altri attacchi fisici, proteggere la testa è sempre una scelta saggia. Mi sembra anche giusto. Oh, effettivamente come difesa fisica è migliore del nostro. Anche come difesa alla resistenza in generale è migliore del nostro. Ha un po' meno equilibrio obiettivamente. E ha meno resistenze alle magie. Decisamente. Cioè, almeno resistenza a magia e a fuoco. Però ne ha di più a fulmini e oscurità. Io per ora provo a indossarlo. Nel caso, vediamo un attimo. Peso? Non ho guardato. 4,6 alla faccia. No, per ora, insomma, siamo... So se c'è il roll veloce. Non so se... Cioè, c'è in questo oppure no. Perché sapete, non lo so. Qui c'era un cane. Ora, qui c'era un cane. Che fine ha fatto quel cane? Che qui tecnicamente ci doveva essere. Ma... Allora, ho ripreso le anime e quello per ora rimane lassù. Ma proprio ci rimane lassù. Ci torniamo magari più tardi, perché quell'affare al momento è un po' un casino. Più che altro basterebbe avere un'arma a distanza, che non ho purtroppo al momento. Quindi, intanto ho una freccia conficcata in un braccio, ma questi sono dettagli. Volevo scendere dalla parte di là, visto che comunque c'è spazio per scendere di qua. Magari potrei anche tornare indietro, poi fare qualche acquisto, visto che ho 2271 anime. In ogni caso, non sono poche. Sono neanche tante, ma non sono neanche poche. E intanto togliermi di mezzo sta gente qui, perché a me... Sinceramente fanno un po' paura tutti questi cosi. Perché ho visto che hanno la brutta tendenza a trasformarsi, quindi sapete com'è. Non è molto bella la situazione. Ok, togliamoceli di qui. Perfetto. Lui? Cosa fa? Li impaurisce? Li ha impauriti a tutti gli effetti. Vien qui, backstab. No, no, no. Ah, siamo immuni. Perfetto, ok. Bene, perché ero già preoccupato, francamente. Altro backstab, benissimo. Mamma mia, che schiena marchiata che hanno. Ok, allora... ce n'è un altro qua. Aspetta, volevo vedere cos'era quell'oggetto, ma a questo punto aspettiamo un attimo, perché non si sa mai. Intanto dietro a me ci dovrebbe essere quella viverna di cui vi parlavo prima. Non vedo che ha sputato ancora poco, quindi molto probabilmente sarà morta. In teoria sì, si sta anche staccando piano piano. Schifo. Ok, allora... Anima di un cadavere abbandonato, bene, ottimo. Cara viverna, io devo... Io dovrei passare, è un problema? Ok, sembra proprio stecchita, proprio completamente. Non lo so, passiamo... allora, c'è uno lì sotto, c'è uno lì dietro a quelle casse, benissimo. Un rapper rotolare. Sì, mi sembra più che giusto. Allora, io te... Vabbè, ti volevo lasciare vivo. A sto punto cambio idea e ti secco, perché mi sembra giusto così. Lì occhio, perché c'è una scala. E qui occhio a lui, che se ne sta lì bello bello. E io passo di dietro. Attenzione. No, non ce l'ho fatta a passare di dietro. Volevo passare di dietro. Un altro bel backstab. E tolto di qui anche lui. Ottimo. È morto, vero? Sì, ok. No, sapete, perché non si sa mai. Qui intanto c'è un'altra porta. C'era un'altra porta in teoria da aprire, ma di qui non si passa. Ok, bomba incendiaria, altre due, ottimo. Potremmo provare a tirargli da quello di là, tecnicamente. Qui c'è un oggetto.
Che dice? Ah, non ce la faccio. Eh no, infatti si prende da... Credo da sopra bisogna andare. Fammi vedere un attimo. Dove rimane la finestrina? Dovrebbe rimanere... Dove diamine rimane la finestra? Oh... Non capisco da dove rimane, ma dovrebbe rimanere dalla parte lì. Però non la vedo. Ok, sarà da qualche... E non lo so io come ci si fa ad andare, Frank. Forse di lassù, un po' di platforming. Sembra un po' strano, francamente. Però, allora, prima di... no, passare di là no, perché era chiuso. Quindi dobbiamo scendere in tutti i modi. Perfetto, scendiamo. Ok. Se tengo premuto B, perfetto, scivolo. Ottimo, era quello che volevo. Qui c'è qualcosa? No, c'è assolutamente niente. Qui ci sono delle prigioni. Allora, tanto prendiamo quest'anima di un cadavere abbandonato. Non le leggo perché tanto le anime sono tutte uguali. Abbiamo visto l'altra volta. E qui siamo di sotto, quindi praticamente adesso siamo in una parte che non avevamo ancora visto. Ok, via di qui. E backstab. Grande in questo modo. Bomba clamorosa di backstab. E ciao bello. Ok, aia. E che diamine, pensavo avesse l'attacco ravvicinato io, non a distanza quello. Ok, qua su di sopra dove andiamo esattamente? No, 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 io non... Ma non era morta quella! No, aia! Mamma mia! Ma non era morta quella lì fino a prova contraria! Maledizione. Ok, direi che è il caso di passare di sotto. Così, detto così. No. Via. C'è qualche problemuccio. Ma proprio qualche problemuccio, laggiù. Tecnicamente potrei riuscire a passare se la faccio prima sfiatare. Tipo, sono qua giù, grazie. Sfiata qui, gentilmente. Ok, perfetto. Vai ora. Ora mai più. Cos'è? Il malacciaio di soldato. Fa schifo. Ale, esci. Perfetto. Siamo arrivati fin qui. Dovremmo essere salvi qui in teoria. Ok, ha rispiatato di là. E noi scappiamo di qua. Oh, qui non c'è assolutamente niente. E io vado qui. Non si apre da qui. C'è qualcosa che si apre dal lato cui sono io? Scusate, lo so che sono... Mi sto facendo fregare, ma avevo paura della... Viverna! Vediamo, va! Non so se può sputare anche qui fuoco, capite? È quello il problema. Forse no. Tanto là c'era un cavaliere o qualcosa del genere, in teoria. Dov'è finito? No, lei qua non dovrebbe poter attaccare. Allora, tu, perfetto. Facciamo, parliamone. Allora, ok, triplo attacco praticamente. Hai di scudo anche. Aia, aia. Pozione. No, quasi. Morto. Io, non lui, intendo. Morto io. Ce la farò mai a batterlo, tecnicamente. Allora, avrei un'altra Estus, in teoria. Ora. Ok. Una volta l'avevo calcolata bene, ma non riesco neanche a colpirlo. Cioè, è clamorosa sta cosa. Ora. No, ho sbagliato io. E maledizione, calmati. Allora. No, vabbè, sono morto. Ora come ora. Il mio problema è che, aspetta, andiamo magari dalla parte di qua, che le recupero meglio ste 3000 anime dopo magari. Ora, grandi così. Curati e sorti di qui, grande. Ok, prendiamo un po' di stamina, perfetto.
Ok, devo riuscire a rifargli un altro backstab, perché altrimenti... Tipo ora! No! 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 Devo riuscire a curarmi! Non ce la farò mai a curarmi, niente, è troppo vicino! No! Non ti arrabbiare! Allora, se faccio un backstab è morto! Tipo ora! Maledizione! Si... 3.000 anime lì! 3.000 anime lì sono! Ah. Le anime le ho riprese, ma c'ho lui che mi insegue! No, c'avevo lui che mi insegue! Mi è venuta un'idea, ma... un po' rischiosa! Devo semplicemente resistere fino a che... No! Taggalo! Ok, se taggalo. Loccalo, perfetto! No! Vai, Ale! Vai, Ale, fatti inseguire! Almeno sono qui le anime. Ok, riproviamoci, dai. E un backstab è andato. Vai così. E uno è andato, forza. Tre fiaschette Estus e backstab andato. E vai, un colpo. Dovrebbe mancare uno o due colpi. Attenzione, dai che ce la facciamo. Vai così. Un colpo solo! Colpo solo, con la viverna dietro che fa un casino allucinante! Morto, morto! Vai così, vai grande così! Mi ha dato un cavolo di anime, non mi ha dato neanche niente, non mi ha droppato nulla! Maledetto! Chi sei tu esattamente? Allora, curiamoci un attimo, va, che è meglio qui! Che se no la vedo male in tutto il casino che fa la viverna lì dietro! Comunque, qui intanto togliamoci un po' di gente... Ale! Ale! Salve! Ok! No! Non così! Così già meglio! Ok! Perfetto! Quello si sveglia? Per la cronaca? Allora, lì la porta non si aprì... lo sapevo io! Ti pareva! Ok! Ah. Ok! Cosa ha droppato? Bomba incendiaria! Abbiamo bomba incendiaria su bomba incendiaria, se non altro! Questo ci sono soddisfazioni! Io te ti toglierei, lo so che sei un disgraziato e che magari non volevi farmi niente anche se avevi un coltellino in mano. Comunque, altra anima presa. Ottimo. Ora, qui. Chi è costui o costei? Qualcuno che vuol fare del male fisico. Gli è andata male perché gliel'ho fatto io. Mo vieni qui. Oh, qui che c'è? Ok, spacchiamo un po' di roba. Io mi sto già perdendo comunque, piano piano, lentamente. Lì c'è qualcuno lì di sotto. Dopodiché, prima di scendere, anzi, prima di salire, perché volevo provare a risalire per vedere dove eravamo, più o meno. Allora, falò più avanti. Sei, con la morte immagino anche. Aspetta un po'. Prima volevo prendere quello. Non so se ce la farò. Ok, sto andando almeno a diritto. Bomba incendiaria, tanto per cambiare. C'è solo lui qui di sotto? Ma se io tipo gli tiro una bomba incendiaria? E gli faccio abbastanza male, tra l'altro. Ok, scusate, ma era da provare la cosa. Vieni qui che sei da solo. Aia. Aia. Fatto male, ragazzo. Discretamente male. Oh, qui non c'è nulla. Non era da solo. Malefico che non sei altro. Vieni qui, ok. Giuro che pensavo fosse da solo. Allora, vediamo un po' se ci vediamo un po' di più così. Per niente. Più che altro per voi su YouTube non so come come si vede al momento. Magari in questi ambienti un po' più scuri forse accenderò un attimo la torcia, perché è meglio, obiettivamente. Perché cazzo spacco tutto io qui, che sono soddisfazioni. Oh, di qua ci si va? Magari c'è qualcosa anche qui? Ok. Io perché dovrei continuare a scendere di sotto quando c'è scritto che io sopra avrei un falò? Allora, prima di... Tra l'altro qui c'è un'altra uscita.
Aspetta un po'. Allora, lì c'è qualcosa. Ai lati non c'è nessuno. Davanti sì. Vabbè, finché è lì non è un problema, finché è lui. Però quello lassù cos'è? Un artiglio di viverna? Siamo dietro alla viverna o cosa? O di fianco alla viverna? Riesco bene a capire ora da qui, ora come ora. Stanno adorando la viverna, che è morta? Capisco. Ok, vieni qui, grazie, e gentilmente togliti di qui. Perfetto. Ora, anima di un cadavere abbandonato, ok. Oh. Che sta... No, 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 maledetto, non l'avevo visto questo. Vi giuro, non l'avevo visto, l'ho sentito all'ultimo, ma non ho fatto in tempo. Ok, perfetto. Non ho fatto in tempo a... Mamma mia, che bastardi che sono questi proprio. Tremendi, eh. Allucinanti. Di qua dove andiamo esattamente? Andiamo dalla faccia della viverna, che questa sembra morta in teoria, questa. Questa. Che casino, troppe strade, non mi ci ritrovo più. Allora, prima di tutto, visto che avevano detto che su c'era un falò, torniamo su e andiamo al falò, che magari è meglio. Mamma mia, che macello. Oh, allora, no, aspetta, qui è dove sono venuto. E c'è una viverna viva di là, non è esattamente morta. Quindi, occhio, Ale. Poi, qua su sopra, c'è un falò davvero. C'è un falò. Da non credersi, avevano detto la verità. Allora, accendiamo il falò. Perfetto. Io direi per questo episodio di salutarci qui, perché sono soddisfazioni anche così. Io me ne torno al Nexus, mi faccio qualche acquisto, vedo un attimo se c'è verso fare qualcosa. E ci ritroviamo qui poi con il prossimo episodio. Quindi io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, di iscrivermi sul Miiverse e aggiungermi a Steam se avete un PC. Vi ricordo che trovate tutti i link del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Un saluto da Axios00 e alla prossima!